Grazie per l'ospitalità, grazie per la bellissima iniziativa. Sì, effettivamente è così. Abbiamo statistiche che ormai ci portano a dire che negli ultimi 10 anni l'investimento in tecnologia nell'ambito delle protesi acustiche è più che raddoppiato. E questo nonostante i 2 anni bui e difficili che abbiamo percorso. E sottolineo il fatto che anche durante il periodo buio di pandemia l'industria ha continuato a mettere sul mercato, a sfornare tecnologia nuova, prodotti nuovi e aggiornamenti tecnologici. Quindi questo a significare che comunque nonostante le difficoltà, quello che l'industria in termini di risorse per ricerca e sviluppo ha continuato comunque a mettere sul mercato. E questo secondo me è un segnale importante perché comunque la ricerca non si è mai fermata e la speranza e la certezza è che andando avanti continueremo ad avere tanta tecnologia, tecnologia però della quale non dobbiamo aver paura, la dobbiamo affrontare, la dobbiamo capire, dobbiamo imparare ad utilizzarla. Non tutti sono in grado, però quello che posso dire è che questa tecnologia è sempre di più semplice utilizzo, sempre più amica, se possiamo dire, e quindi sempre più alla portata di qualsiasi utilizzatore, perché questo è lo sforzo che l'industria fa, rendere fruibile una tecnologia che in teoria potrebbe essere complicata, ma nella realtà non lo è. Non mi dilungo, perché si potrebbe parlare molto di quello che la tecnologia ha fatto negli ultimi tempi, ma possiamo dire che la connessione che ormai un apparecchio acustico ha con il mondo esterno è qualcosa di sensazionale. E non parlo solamente della connessione con un telefonino, ma con un televisore, un bimbo a scuola che ha la possibilità di rimanere connesso perché magari ha un microfono remoto sulla scrivania dell'insegnante e il bambino comunque riceve il segnale negli apparecchi acustici. Ma ne potremmo dire veramente tante. E quindi questo è un po' il messaggio, ma mi riaggancio adesso un momentino, se mi permettete, a quello che diceva la dottoressa Gellona prima. Non dobbiamo però mortificare la tecnologia, dobbiamo fare in maniera che questa tecnologia possa effettivamente arrivare sul territorio. Abbiamo una struttura di territorio con oltre 2.000 punti vendita, 2.000 centri specializzati per la cura e della rimediazione acustica. Ecco, dobbiamo fare in maniera che il policy maker metta nella condizione di poter far sì che questa tecnologia arrivi nel punto di utilizzo. E quindi questo è un grosso lavoro che stiamo facendo. Devo dire che il governo e chi è deputato a queste decisioni ha un orecchio, parlando di udito, che in questo momento sembra sentire quello che noi stiamo cercando di raccontare, e quindi questo ci dà una buona speranza. Concludo con forse qualcosa che potrà far sorridere, però parlando con un collega, discutendo a lungo di argomenti tecnologici, questo collega mi faceva riflettere, mi diceva: Sandro, io credo che l'orecchio diventerà la porta USB del corpo umano, perché effettivamente già oggi attraverso l'orecchio noi riusciamo a fare una quantità di misurazioni e di controlli che hanno probabilmente poco a che vedere con la rimediazione acustica, ma sicuramente sono anche qualcosa in più. Ma sicuramente quello che succederà sarà qualche cosa che forse oggi ancora non possiamo neanche immaginare. Ma ci saranno degli sviluppi sicuramente importanti in tema tecnologico. Quindi abbracciamo la tecnologia, corriamo al passo con la tecnologia, non ostacoliamo la tecnologia e cerchiamo di renderla fruibile. Grazie.